Buongiorno dalla mia cameretta con questo faccino struccato appena sveglio. Oggi faremo un video fighissimo perché l'ho visto su YouTube America e ho detto lo devo rifare per forza, cioè fare una torta senza ricetta. Primo step, andare a recuperare gli ingredienti e ovviamente vi porto con me al supermercato. Arrivati al supermercato e adesso inizia la spesa per fare la torta. Primo obiettivo è trovare la corsia dei prodotti per i dolci. Ragazzi, sono veramente un sacco di cose bellissime per fare tutte. La pasta di zucchero. Prendiamo pasta di zucchero stesa. Stesa. Primo ingrediente della giornata. Ah, oddio, le codeste arcobaleno. No, le dobbiamo prendere. Prendi. Gli orsetti. Sì, voglio tutto. 4 euro costano queste cose. Ah, ma gli orsetti. Ok, è arrivato il momento di riflessione perché dobbiamo capire come fare questa torta. Io voglio le matite colorate. Considera che la pasta di zucchero è bianca. Quelli del supermercato qualcuno stanno tagliando da 1 a 3.000. Ecco il nostro must have della giornata. Quindi per ora siamo arrivati a pasta di zucchero, codette, queste bellissime matite colorate. Okay. Siamo arrivati al punto di scegliere il colorante per la crema, tipo avere questo effetto, no? Abbiamo preso le decorazioni, adesso ingredienti per fare una torta, quindi io mi immagino lievito, burro, ciao, andiamo a prendere. È uomo. Figo, mi piace, sono gasata, siamo di nuovo nella stessa corsa di prima. Se io fossi un uovo, dove starei? Sono uova allevate a terra. Lì. Lì. Proprio qui, in questo supermercato, sono nate loro. Siamo accorti che non ha un gusto questa torta. In questo momento sa di nulla. Nulla di panna. Sì, panna. Di pasta di zucchero. Cose normali. Quindi io direi che di lo facciamo. Andare sul cioccolato. Poi una cosa non troppo dolce ma non troppo salata. Cioè tra il misto tra il salato e il dolce. Caramello un po' cioccolato. Ok, un po' caramello, un po' cioccolato. Un po' barbecue. Un po' barbecue. Oh, ti sto aiutando. Cioè, perché la torta è rotonda? Cosa ha trovato? Per forza. Ti voglio. Ma col cioccolato? Fammi vedere. Le more. Ci stanno benissimo perché sono viola come la crema, quindi sarà una torta a tema viola. Prendi i mirtilli pure. In effetti hai ragione. Quindi non, è una... Non so. Vabbè, cioccolato e frutti di bosco. Ci sta. Andiamo. Yeah. 100.000 like e io vi giuro che facciamo una torta da cani. E la facciamo mangiare a Chiara. Un pezzettino d'assaggio. Bisogna sfruttare le ragazze per poggiare le cose. Allora, io sono fierissima. Spesa fatta. Io non sono per niente convinto. Non vedo neanche iniziare a impastare no, tutti quegli ingredienti. Le caramelle che si fondono col cioccolato, il cioccolato che si fonde con le caramelle. E io poi... che mi fondo con niente perché nemmeno lo mangerò. Perché no, non tu lo sapere... assaggerai. Sì, è un sapore solamente finito, raga. Non ha un sapore più che altro. Niente, andiamo a cucinare. Teletrasporto. Cucino. Ed eccoci in cucina, mi sono anche cambiata per fare questa torta senza ricetta. Ora vi faccio vedere bene gli ingredienti. Lievito, zucchero, latte, farina, panna, uova, cioccolato, mirtilli, more, forse al contrario, non lo so. Decorazioni abbiamo questi, colorante, gel glitterato, pasta di zucchero che non ho mai usato quindi sono tipo troppo gasata, le codette colorate, abbiamo preso due, caramelle perché dovevo prenderle e basta, manca solo il burro che è in frigo e me lo sono scordato. Direi di iniziare subito, Federico mi aiuterà. Ma io sono per ora non ci sono, sono dietro le camere. Lui parteciperà anche alla creazione della torta perché voglio vedere le sue idee geniali cosa ci portano. Io sostengo che dobbiamo iniziare da ben 4 uova. Okay. Tu servi a questo. Ah, io servo a togliere le cose. Certo. C'era un... Guarda. Guarda cos'è questo, secondo te.
Una piuma di? Questo è un pelo di culo di gallina. Perfetto! Fatte le uova, le montiamo. Posso intervenire? Non premere che mi fai saltare le dita. Leva la mano. Montiamo le uova. Loro si aspettavano un video ricetta serio, vabbè. E voilà! Schiumoso! Ora vi faccio vedere la ripresa dall'alto. Eccolo qua. Secondo me verrà una bomba. Secondo me adesso ho sensazione così, senza guardare quanti grammi metto. Io nemmeno lo commento, cioè parlo totalmente. Facciamolo. Che buona! E montiamo lo zucchero con le uova. Stoppi! Andiamo con la farina, sempre senza guardare. Secondo voi? Io voglio delle risposte del backstage. E lo mettiamo poco a poco. Ma l'ho messa tutta! Vabbè, io dico che mi devo iscrivere a qualche corso. Corso? Quale corso? Certo, ha un po' di bollicine, un po' tipo paludose. Mettiamo un po' di questo lievito. Secondo me, se ne mettiamo mezza bustina è già abbastanza, no? Spaziale. Le devo fare io con più. Lo so. Perché non accende il forno, per esempio? Sarà quello segnale. Allora, io aggiungerei un po' più di farina. Perché ma se... Per così ma non ho aggiunto niente. Che ho aggiunto? Non ho aggiunto niente. Io mi sono aspirato il lievito con il suo consenso. Io aggiungerei giusto appunto un po' di latte. Latte della torta. Niente? Va bene. Ah, perché avevo impostato la fotocamera sui nani. Ciao ragazzi, io sono qui comunque. No, tu l'hai modificata. No. Era la mia ricetta. Dammi una teglia che la imburriamo. Io so che si imburrano le teglie, è possibile. Bravo. Eccoci qua. Lo mettiamo in modo irregolare perché a me non piacciono le irregolari. La cosa fondamentale, ragazzi, è innanzitutto non seguire questa ricetta. È non sprecare impasto. Ho messo il forno a 250 gradi così, giusto per. Perché mi piaceva. Mi piaceva. Andiamo a infornare il contenuto. Ci vediamo a questa finita. Ragazzi, io non so fare la panna montata, quindi io presumo sia così. Adesso metterei lo zucchero a sentimento, molto così, come... Ma sì, ragazzi. Vediamo se è giusta la mia idea di panna e zucchero. Allora, io penso che sto sbagliando sicuramente qualcosa. Oppure devo ancora montare di più, secondo voi? Penso proprio che sia panna. Lei, non è proprio lei, ecco. Raga, sono emozionata, non ho mai fatto questa cosa. Intanto lo facciamo vedere bene. E voilà! Abbiamo fatto, questo è il primo pan di spagna che abbiamo fatto insieme. L'altro in forno, ma non è riuscito. Ah sì,
La bontà, scusa. Pronto, amo. Dammi la tesca. Dove sei? Ti apro. Passiamo, passiamo. Ok. Che può essere usato anche come... Raga, ma è venuto spettacolare. Sembra comprato. È la cosa più bella del mondo. Scusa, io che ho fatto? Ora vedi che cosa c'è. C'è la mazza, uccide. Tanto non glielo lascio. No. Allora, ora viene la parte più difficile. Io non so se si faccia così esattamente. Si deve srotolare sulla torta. È uno. Sembra una copertina. È due. È... Non ci credo. Sembra ma perché sta arrivando? Cioè, è tutto sta così bene, perfetto. Si deve stendere di vogliamo. Vi auguro di provare questa sensazione della carta da zucchero sulla torta. Pasta! Pasta! Ho detto carta da zucchero mille volte. Commentate con carta da zucchero qui in questo video. Non vedo l'ora di scrivere con la gelatina. Ma il burrito non lo saprei fare. Io inizierei con il gel glitter. Sì. Perché così scriviamo. Io vorrei mettere la frutta tutta a giro. Sì, io pure. Avevo la stessa idea. Siamo arrivati alla fine del video. Tra l'altro vi voglio dire semplicemente che è praticamente notte. Aggiungiamo queste caramelle senza gelatina animale al 40% male di zucchero. Non lo so perché l'ho detto, ma lo volevo dire. Perché hanno i pinguini e le foche qui. Allora mettiamo un pinguino, una foca. Questo è un pinguino. Questa è una foca. E questo? Un altro pinguino verde. Sei contenta? Sì. Dai, alla fine non è dovuto. Allora, il risultato vi posso dire che mi piace un sacco. Sono troppo felice perché il risultato mi piace da morire. Non mi voglio aspettarlo perché sei rovino. Dai. È un biscotto. Bella ma brutta. Cioè, bella fuori. Ma brutta dentro. Guardate. Cioè, guardate quanto è. Dai, vediamo se riesci. Dai. Ok. Dai, è venuta carina. Procediamo all'assaggio. Cin cin. Non ha senso. Non ha nessun senso. Non ha sapore. Mi dà fastidio la pasta di zucchero. Lo so. La toglierò, infatti. Si è suicidato un amore. Il video è finito, ragazzi. Questo è il risultato, direi che in mezzo 8. Dai, 7 e mezzo. No, dai, 8 anzi. 8? Sì. Scrivete anche voi cosa pensate. Due punti li abbiamo tolti perché non ha un gusto. Sale di zucchero. Sale di zucchero tipo di Spagna perché non abbiamo aromatizzato. Aromatizzato. Però la voglio, capito? Ovviamente se questo formato mi piace potremmo fare altre cose senza ricetta. Oh, voglio. Tanto però non te riusci senza sapore. No, non c'è la pizza. Noi continuiamo a mangiarlo. Finché lo zucchero non ci arriverà a 4.000, ma che c'è niente. Il diabete non ci prenderà. Esatto. Spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!